La vostra diretta. Prima era così, che non è così, si paga poco, €7 carabina, adesso è chiusa, partiti secondo tempo tra Nardò e Di Cerno. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, Nardò ha avuto due grosse occasioni per sbloccarle con Prinari e con Cavaliere, ma in entrambe le circostanze Ioime è stato veramente fenomenale ed ha salvato. Nardò in attacco, Cavaliere in area, palla fuori. Messa in gioco del Picerno, il primo tempo ha mostrato di avere buone proprietà di palleggio a centrocampo, però in attacco non è riuscito a impensierire più di tanto Cavana si è creato dei problemi da solo su un'uscita avventata che aveva messo in difficoltà tutto l'intero reparto. Cruz non ne ha approfittato. Ardora in attacco con Prinari, palla in area, di testa, la deviazione di Balistreri, para Ioine, ma qui diciamo niente di eccezionale. Comunque Nardò ancora pericoloso, Caporale di testa, di petto Bertacchi, unico ammonito per il Nardò. Versienti avanza, Bertacchi, appoggio a Prinari, Versienti. Quando si propone lo campo, si guadagna un fallo laterale. Colpo di testa. Palmisano a centrocampo, apre Mangione, autore di un buonissimo primo tempo, Lander, De Pascalis, Schiavino, Caporale, avanza il Nardò sulla sinistra, Nardò, peccato, palla che si impenna, terreno non perfetto, palla che finisce fuori. Qua non passare. Ioime rinvia per tacchi di testa, nel Picerno è entrato Boye, Caporale, Versienti proprio sulla riga del fallo laterale, se ne va Versienti, pressato, niente, fallo laterale, Caurino se la prende con l'arbitro. Iniezione, anzi fallo laterale per il Picerno. Battuto di testa Schiavino. Ancora Nardò. Versienti, Prinari, vince un rimpallo. Tiziano Prinari avanza. Un pallone, una metà tra il lancio e il tiro, palla che finisce tra le mani del portiere del Picerno, che può ripartire. Attenzione per Tacchi, non deve fare fallo, Boye, avanza il Picerno, attenzione c'è spazio, parte il tiro, Cavana riesce a parare, attenzione, errore, pericolo nell'area del Nardò, calcio d'angolo, Cavana bravo a respingere, Picerno pericoloso, prima azione veramente pericolosa del Picerno che in primo tempo si è fatto pericoloso solo su un calcio di punizione
deviato in mischia. Ora corner per la squadra lucana. Poi di Capannelli nell'area di rigore. La che spiove, deviata fuori. L'arbitro lo fa ripetere, solite manfrine sui corner in cui gli arbitri fanno gli allenatori. E ancora tutta una serie di blocchi, spinte. Pallone tagliato, allontana Bertacchi, riparte Rinari, come sempre, anzi Cavaliere perde palla. Poi ci pensa ancora Rinari, allo di Guaie, punizione per il Nardò, battuto Bertacchi, Palmisano Alessio, avanza Alessio. Alessio perde palla, è in giornata Alessio. Bertacchi recupera un buon pallone, Perzienti ancora contro, arbitro se la ride, Schiavino, Alistreri anticipato, va a recuperare palla, difesa del Bicerno però è attenta, poi è avanti per Cruz, avanza, pallo di Alessio Palmisano, punizione per il Bicerno. Si prepara Gigante. Azione per il Picerno, pallone sicuramente qui bisogna stare attenti. Palla scodellata in area, mischia pericolosa, Cavana, ancora Cavana, davanti si è trovato un attaccante del Picerno, ma è stato bravo anche stavolta il portiere classe 97 del Nardò, che oggi sostituisce l'infortunato Mirarco. Quindi Nardò che ha rischiato, poi Ioime non ci pensa due volte, spazza in fallo laterale, c'è il cambio, sta per entrare Gigante per il Nardò. Esce Bertacchi che tra l'altro ha ammonito e comunque oggi è abbastanza sottotono. Giorgio Bertacchi lascia il campo per Gigante. Vado in avanti Prinari appoggio su Versienti, si accentra Tiziano ancora sul pallone, prova, non si intende, Palmisano era andato a tagliare al centro, Prinari invece ha dato palla sull'esterno e quindi nulla da fare per il Nardò, palla che si spegne fuori. Messa in gioco, palla lunga di Ioime, c'è De Pascalis che dietro sta facendo una partita molto tonica, molto tosta. Gigante, Palmisano, attenzione, entrata pallosa a centrocampo, punizione per il Nardò. Porca mia,
praticante quindi andrà nella zona mediana, non è un regista, ma dovrebbe un po' fare il cosiddetto filtro per chi rischiava l'espulsione, quindi è giusto sostituirlo. Caporale intanto non riesce a superare il diretto avversario, Versenti, fallo. E qui l'arbitro veramente sembra indispettire, perché ci è sembrato regolare il contrasto, ma ha visto una trattenuta, punizione per il Picerno. Caporale di testa, ancora pericolo, Schiavino libera, pallone ancora scagliato verso l'area del Nardò, Caporale e Versenti al controllo, scambio, attenzione, palla, e anche qua Cavana dimostra che con i piedi non ci sa fare. Nardò ha rischiato l'autogol, calcio d'angolo, ma Nardò che si crea problemi con questi scambi davanti al portiere, Picerno ancora in area e poi un fallo, incredibili errori, incredibili. Certamente Cavana con i piedi non ci sa fare, però poi viene servito con dei palloni assurdi, con palloni alti nello specchio della porta. Nardò rischia anche stavolta il pasticcio difensivo, la palla sfiorata, anzi ha toccato il palo, è finita un calcio d'angolo. E questo gioco però, Taurino, questo gioco però tutte le squadre devono essere il Barcellona e devono fraseggiare al limite dell'area, non sappiamo qual è sta necessità quando non ci sono giocatori e neanche un terreno che permette di fare questo tipo di gioco, quindi ci cerchiamo veramente i guai da soli. Ma il calcio moderno è questo, bisogna fare il fraseggio stretto davanti all'area di rigore col portiere, poi andiamo addosso al portiere, io ragazzo del 97, una volta sbagliato anche l'invio. Comunque è stato bravo Cavana a salvare almeno due volte la propria porta, però qui sul gioco con i piedi il ragazzo è in difficoltà, il mister dovrebbe capirlo, ma insomma buon per noi. Il Nardò ancora può giocare questa partita 0-0. Dopo 10 minuti di gioco del secondo tempo, il risultato è fermo sullo 0-0. Nardò questo secondo tempo ha rischiato due belle parate di Cavana, poi un tremendo pasticcio dallo stesso portiere che ha mancato il tocco con i piedi, palla che è andata sul palo, poi calcio d'angolo, Picerno non ne ha approfittato. Comunque primo tempo invece qui Ioime aveva salvato per due volte la porta del Picerno sui tiri di Cavaliere e Prinari. Diciamo che il pareggio fino adesso ci sta tutto per quello che entrambe le squadre hanno prodotto in campo. Allora c'è un lungo rinvio in avanti, occhio, inserisce il numero 7 del Picerno, palla in area, Cavana però vedete, Cavana con le mani è bravo, è un buon portiere, bravo in uscita, bravo anche a intercettare dei tiri molto pericolosi, però farlo giocare con i piedi sto portiere è un rischio, è bravo, finalmente il rinvio come i vecchi tempi, palla Cavaliere, Nardò che guadagna terreno almeno, pensa si stucchevoli passaggi davanti all'area, fallo di Caporale a sentire i propri tacchetti a Cruz. Punizione battuta, dicevano che in questo secondo tempo sta cercando di chiudere Nardò nella sua metà campo. Squadra seconda in classifica, una squadra potentina. Scambio prolungato del Picerno che arriva al limite dell'area. Attenzione, c'è un taglio scavalcato, mischia, e poi clamorosamente un giocatore del Picerno sulla porta, sulla riga di porta,
ha salvato il gol del Picerno. Boyer aveva tirato ormai a Cavana, battuto sulla linea un giocatore, Cruz era sulla linea, si è trovato il pallone addosso e il pallone non è entrato dentro, ma Nardora sta rischiando tantissimo, si corre ai ripari, esce Mangione che aveva fatto un buon primo tempo ed entra Capristo. Nardò in difficoltà in questo secondo tempo, salvataggio di Cruz sulla linea per il Nardò. Bene Mangione, un buon primo tempo, comunque ora sulla fascia c'è un rimescolamento delle carte, vediamo un attimo, c'è un cambio tattico, Palmisano va a destra, all'estrema destra, Capristo al centro, Nardò prova a trovare spazi sugli esterni, Balistreri conquista palla, Capristo, nuovo entrato, Rinari, vediamo se Nardò riesce a farsi pericoloso come il primo tempo, Versenti però non affonda mai sulla fascia, ancora Brinari sicuramente il migliore, Nardò, scambio, non si, ancora Brinari, imprendibile, Brinari in aria, Brinari per Capristo, rimpallo, calcio d'angolo, però vede il fuorigioco e stavolta Nardò ha messo in crisi la difesa merandrina, punizione per il fuorigioco, batte Ione, ma Nardò che ha fatto sentire anche di essere pericoloso dall'altra parte, fa per scaldarsi anche Agodirin che viene chiamato da Taurino, sicuramente fra poco ci sarà il cambio, pallone alto spizzato, va al recupero Alessio Palmisano che va al terzino, Boyer commette il fallo, calcio di punizione per il Nardò, se l'è vista brutta in un paio di occasioni, se l'è vista veramente brutta, poi un pizzico di fortuna il Nardò, poi vediamo ancora con i piedi Capana per Caporale, subito lungo a cercare Balistreri, ma ancora Picerno lì in mezzo al campo, attenzione Schiavino forse col braccio, tutto regolare per l'arbitro, subito in avanti Versenti, Cavaliere oh, fermo sto ragazzo, subisce un colpo, addirittura i giocatori del Picerno si fermano perché si è fatto male Cavaliere, per l'arbitro però è tutto regolare, è ferma soltanto per soccorrere Cavaliere che ha subito un pestone, un colpo in faccia, sappiamo. Comunque punizione, gioco fermo e sanitario in campo per il Nardò. Agodirin. Quindi palla battuta in avanti, ancora il Picerno molto più volitivo in questo secondo tempo, attenzione lo stop di Versenti non è perfetto, Nardò che cerca di addensarsi davanti all'area, Capristo, Cavaliere, avanza Cavaliere, vede Balistreri, si accentra, sovrapposizione di Versenti col sinistro, calcio d'angolo per il Nardò. Quarto d'ora del secondo tempo, Nardò usufruisce di questo corner, non lo batte Bertacchi che è stato sostituito, lo batte Tiziano Brinari. Battuto in area Mucchio, Schiavino non ci arriva, palla fuori.
nuovo palestieri. No, è già seguito, Io che c'è un alla lunga destra ci arriva De Pascalis, ora Picerno che fraseggia. Alla lunga Schiavino indietreggia di testa, ancora palla contesa a centrocampo, esce fuori, cambio per il Nardo, anzi no, per il Picerno. Entra Agodirin al posto di Balistrini, esordio per Agodirin, che comunque sceglie di giocare con una punta. Non si sembra convinto Balistreri di questo cambio. Pubblico rumoreggia perché non era d'accordo su questo cambio Balistreri a Godirin. Mister vuole un po' controllare il match, momento in cui il Picerno sta spingendo, sta guadagnando campo. 20esimo del secondo tempo, 0-0. Ci siamo perso qualche cambio, pazienza. Comunque Nardò ha cambiato Agodirin con Balistreri, con Agodirin. Eccolo Agodirin che tocca il primo pallone, di lui la difesa del Alessio, break finalmente uno dei suoi. Alessio avanza, vediamo se riesce ad andare sul fondo come ai bei tempi, poi il suo cross viene respinto dalla difesa del Picerno. Come Taurino ha ridisegnato un po' la squadra con Gigante al posto di Bertacchi, Agodirin al posto di Balistreri, Capristo al posto di Mangione, ancora Nardò, Palmisano a tutto compasso per Sienti, si accentra, arriva il cross dall'altra parte, Palmisano, Agodirin, palla in aria, mischia, niente, peccato. Peccato, Palmisano aveva rimesso in area un controcross, se vogliamo, e Agodirin non ha trovato il tempo per metterlo in rete. Nardò pericoloso, pericoloso anche perché Palmisano ora più sull'esterno sembra avere maggiore dimestichezza con la faccia. E cambio ancora, Cavaliere, esce Cavaliere, entra Gaetano Palmisano, altro cambio per il Napoli. Ma sempre che ci vuole una carta di Ante, poi chiudi che è, volendo chiudi, non sotto faccio. Cavaliere con Gaetano Palmisano. Ioime, Schiavino, Boie, ancora palla a terra. Caporale ruba palla, Nardò non demorde, Alessandro Caporale se ne va e subisce fallo. Dopo una serie di cariche l'arbitro decide di dare un calcio di punizione al Nardò, punizione che sta per battere Rinari. Battuto De Pascalis, Capristo, Agodirin,
apre Versienti ancora la sua puntata, se ne va sulla sinistra, arriva il cross, contro cross di Palmisano, Paprinari, rovesciata di Agodirin, caporale Versienti ancora. Sì, contesta con mani, però insomma due volte il Picerno ha salvato, due tiri a portiere battuto, rimane fermo il risultato, 0-0, Leonardo vicinissimo al gol. I verticali e spagliani, tira, si accende, Leonardo vicino al gol, caporale Vetta all'line, fallo laterale, anche qui la fortuna, diciamo, fa un po' il pari con quello che abbiamo visto dall'altra parte, quando Cavana aveva rischiato l'autogol e poi Cruz aveva salvato sulla linea per il Nardò, paradossalmente adesso due salvataggi sulla stessa azione del Nardò, su Agodirin e su Prinari. La partita ora è più viva, più equilibrata, più combattuta. Gaetano Palmisano per Versienti, ora si gioca più a viso aperto, Palmisano finalmente può aprire il suo gioco sulla destra dopo essere stato ingabbiato a centrocampo. Capristo, Palmisano, Alessio controllato, ma Alessio si sa fino all'ultimo, pallone fuori, messa in gioco per il Picerno. Io mi ha salvato due volte dalla sua difesa, che si è trovato i palloni di Agodirin e di Prinari praticamente addosso. Prinari, ora lui che gestisce il centrocampo, caporale ancora apre tutta per Capristo, che va a conquistare una palla importante sulla fascia punta, va in aria, pallone di Gaetano Palmisano, ancora Nardò, De Pascalis, Alessio, cross di Alessio, di testa la difesa del Picerno, occhio gigante per Versienti, per Prinari, Versienti ancora, Nardò in avanti, Versienti cerca sempre il pallone sul destro, è un destro che gioca a sinistra, quindi ogni volta deve innestare la retromarcia per il cross. Ancora lui, Versienti, con le mani stavolta, batte per Gaetano Palmisano in area, Gaetano cerca spazio, perde palla, poi subito parte il contropiede del Picerno, ma De Pascalis in qualche modo riesce ad allontanare, perde palla, conquista Alessio Palmisano, Alessio ora più libero a centrocampo di correre, scambio con Agodirin, scambio con Prinari, Nardora si è svegliato, avanza Leandro Versienti, sempre la solita sua azione, è questa volta prevedibile, gigante, attenzione dietro, sbaglia Cruz, va Schiavino, percussione del Nardò, Schiavino dovrebbe aprire da Agodirin, apre Palmisano stavolta sulla sinistra, si accentra Alessio, parte il tiro cross, para Ioime, ma il Nardò c'è, Nardò che ora sembra esserti un po' scrollato di dosso le paure, gioca più distinto, trova spazi, mette in difficoltà il Picerno, che è costretto più volte a chiudersi e difendersi con affanno. Palla di Ioime buttata un po' in avanti, così caporale Versienti, Nardò ancora sulla sinistra che martella, c'è Tiziano Primari, uomo ovunque Tiziano, avanza Tiziano, c'è a fianco a lui Leandro Versienti, riceve Versienti come al solito al puntamento e alla sua azione
per Prinari, Prinari sulla sinistra, si accentra, parte il cross per Godirin, la difesa mette in fallo laterale, Moren apposta premendo sull'acceleratore. Mezz'ora del secondo tempo circa, Nardò 0, Picerno 0, ma Nardò ora in attacco stabilmente. Capristo potrebbe fare qualcosa di buono, invece perde palla ma riconquista Alessio Palmisano, parte il cross, palla in area, deviazione, calcio d'angolo per il Nardò, ancora Nardò in attacco dalla bandierina, ancora Alessio Palmisano che ora sembra, dal momento in cui è stato messo lì su quella fascia, sta veramente facendo la differenza. Oggi il resto che è milanista, che dico già, sempre Alessio, palla nel mucchio, Schiavino tocca, però non c'è nessuno sulla seconda palla e ora il Picerno prova ad andarsene, Gaetano Palmisano un po' ingenuamente, però fortunatamente Versienti, quindi ancora Nardò, Tiziano Palmisano, Aprinari, scusate, palla nel corridoio per Agodirin che giustamente dice di attendere un attimo, era coperto da tutto l'intero reparto difensivo del Picerno e quindi Ioime può rimettere in piedi la manovra del Picerno che trova qualche spazio. Attenzione, Schiavino ancora bravo di testa, Palmisano Gaetano in ritardo, avanza, occhio alla terra, Picerno in fraseggio, scambio, Caporale in anticipo, Caporale ancora, sempre lui in mezzo, sbaglia, poteva fermarsi, ma palla ancora al Picerno, bravo, fallo di Caporale, punizione per il Picerno, partita mai entrata nella fase decisiva del match. Calma Leo, portalo l'usare di casa, una cicca, non vedi la formazione, hai la formazione, okay. Allora, punizione per il Picerno, difesa del Nardò in linea davanti all'area. Altro cambio nella squadra melandrina. Spazza Versienti, Nardò ancora tutto dietro, attenzione c'è un buco, è la difesa del Nardò, pericolo, tiro, Cavana, bravo Cavana, bravo questo portiere, bravo con, è un portiere, il portiere deve parare, il portiere però quando viene chiamato a fare il regista difensivo con i piedi non ci sta, quindi attenzione, palla lunga per Gaetano Palmisano e viene fermato poi Ioime. Alessio 19? No, 19 era del Taranto. Alessio era del Taranto. Alessio Palmisano, sono due. Capristo era del Lecce. Palla lunga su Versienti, vediamo se Versienti riesce a dare il cross di sinistro a Godiri, messo giù, forse poteva starci il rigore, a Godirin, protesta, tutto regolare, ma forse poteva esserci anche un rigore. Taurino si lamenta per l'arbitro, invece regolare. Vabbè, ma intanto non lo stavo là. L'ultima mezz'ora non so.
io per esempio meno lo arbitro c'è tambriacato tutto di tengo tutto di valore si va picchiato a Godirin, palla in mezzo, Cardo tiene palla, gigante caporale, paltiraccio, ma va bene così, ma va bene così, Taurino apprezza comunque tentativo dalla distanza di caporale, non c'è comunque nessun contropiede, ci può stare anche questo tipo di alleggerimento più che altro. Uno lì, uno là. Battuto destra Boyes, lui caporale, sempre tutto regolare, arbitraggio non tanto favorevole alla squadra neretina. Ora è Berzienti che spazza in fallo laterale. Battuto Berzienti, attenzione, arriva un pallone teso, Cavana alza con la mano e mette, no, la tocca la palla fuori, quindi. Palla laterale per il Nardò, batte Capristo. Pallone conteso, Gaetano Palmisano per Agodirin, difende il pallone Agodirin, cerca lo spazio, messo giù e non è neanche stavolta fallo, insomma manca l'aggancio numero 11 del Picerno, ci sfugge il nome di questo numero 11 che è molto bravo, attenzione i soliti fraseggi davanti all'area, Bernardo Berzienti per Schiavino e ancora palla fuori. Rimessa con le mani per il Picerno. Corsa in area, occhio, pallone salvato da Schiavino davanti al portiere, ma c'è ancora Cruz. Scambio, palla indietro. Insiste il Picerno, Nardò tutto dietro. Si lotta Capristo. Bene, se ne esce col pallone Gaetano Palmisano. Gaetano Palmisano va nello spazio per Agodirin. Vediamo se Agodirin il suo proverbiale a fondo. Comunque guadagna un fallo laterale. Nardò in attacco. Battuto, scambio. Capristo, palla ancora lì, Alessio, Alessio, cross in area, non c'è fallo neanche stavolta su Gaetano Palmisano. Pallone lì in mezzo al campo, il Picerno ci sa fare, ne esce con un pallone lungo, al recupero Schiavino, spazi in mezzo all'area, Schiavino insiste contro numero 20 del Picerno, occhio, chiude caporale, quindi Gaetano vede Agodirin su di lui, bene, sta facendo alzare la squadra Agodirin, Nardò che gira, gigante, Prinari, tutti i ragazzi del Nardò in avanti, Prinari, Prinari, si accentra, ancora Prinari, vede Alessio che si propone sulla fascia, ed viene fermato in tackle scivolato, riparte il Picerno, comunque Nardò che sta giocando a viso aperto contro una squadra sicuramente tecnicamente e fisicamente molto forte, risultato vede al 37esimo e sempre sullo 0-0, ma ancora Picerno in avanti. Intercetta Berzienti, quindi Agodirin, Agodirin, ottima difesa del pallone di Agodirin, bravo, veramente bravo, sovrappeso il giocatore, ma è già, si vede classe ed esperienza di questo giocatore, si fa male Berzienti, si fa male Berzienti, forse ci dovrebbe essere un cambio, crampi, crampi, se si entra in campo per cercare di guadagnare tempo, Arleo naturalmente ha da ridire.
Sì, viene chiamato Cassano a dare manforte, a cambiare. Quindi quinta sostituzione per il Nardò, entra Simone Cassano al posto di Versienti, ormai vittima di crampi. Buona prestazione di Versienti, come al solito giocando a sinistra, il giocatore effettua il cross col destro rientrando, ma comunque si è fatto valere almeno in fase di manovra e di chiusura. C'è il cambio, vediamo se si perfeziona. Versienti ancora a terra e Cassano ancora fuori. Nardò momentaneamente in 10 a Godirin, Prinari a Godirin di tacco, bravissimo. Palla per Gaetano, fallo laterale. Vediamo se aspetta. E falla fare sta cazzo di sostituzione. È un quarto d'ora, porca miseria, è un quarto d'ora. Porco Giuda. Incredibili arbitraggi. Incredibili sti arbitraggi. Fare fare un cambio. Non bastardo! Cambio, finalmente, cambio. Questo è Manfrine, gioco fermo, palla dietro, palla zero. Interruzione a Godirin. Capristo potrebbe tirare, controlla, avanza, va una sorta di tiro deviato, ma ancora Capristo perde palla, occhio contropiede del Picerno, ma c'è Gigante e poi c'è anche De Pascalis, palla spazzata in avanti. Ora schemi un po' raffazzonati in questo finale di partita in cui si gioca un po' all'arma bianca. Rimessa dal fondo per il Picerno, mancano 5 alla fine più recupero. Nardò ha fatto tutti e 5 i cambi. Ora Cassano al posto di Leandro Versienti, infortunato per crampi. Poi c'è stata la sostituzione di Bertacchi, era ammonito, ma forse non era sicuramente in una delle migliori partite. Occhio Cassano a Godirin, molto bravo Godirin, palla lunga, difesa rincula, ma c'è Schiavino, Alessio Palmisano, Alessio palla a terra, apre su Cassano, attenzione Simone, controlla, poi spazza Caporale come ai bei tempi e palla che finisce fuori. Ogni tanto si va al sodo, Caporale spazza. Guardiola non la prenderebbe bene, ma comunque siamo in Serie D, qualcuno se lo dimentica. Cassano a Godirin, palla nella cassaforte con questo giocatore. Cassano, Cassano, Cassano a Godirin, va. È evidente che la sua corsa è molto legata, ma veramente giocatore che sa stare in campo. Prinari, attenzione al recupero, Cassano contropiede del Picerno che ha spazi, poi arriva giustamente il pallo di Schiavino, mette a terra Boie ed è calcio di punizione per il Picerno che poteva partire pericolosamente negli spazi. A Godirin l'abbiamo visto molto molto legato, molto appesantito, però ogni pallone su di lui è veramente messo al sicuro, che sa controllare il pallone come pochi. Scatto però ancora molto lontano dalla forma di una volta. Finale di partita, c'è il giocatore del Picerno a terra, Arleo con la sua proverbiale panza. Taurino sempre teso, Arleo urla, dice Romè se ce la fai altrimenti cambio, disgraziato, urla a voi se ce la fai altrimenti cambio, disgraziato, parole parole virgolettate da Arleo, mister Arleo. Ciao Paesiano!
Cambio, arriva il cambio, arriva il cambio. Arriva il cambio, Arleo insomma. Non la manda a dire. Ma sono vecchia, si cose! Attenzione, attacco del Picerno, entra in area. Cross pericoloso. Cavana para. Attenzione, deve aspettare. Aspetta Cavana, caporale. Tanto prova a risalire. Caporale. Si fa a metà campo, palla al piede, nessuno lo ostacola, c'è Simone Cassano, caporale. Cambia, cambia! Caporale, Tiziano Prinari. Prinari avanza, si accentra su di lui, Boye. Ma ancora Prinari, guadagna, guadagna. Un prezioso calcio di punizione dal limite dell'area. In Ardò può andare al tiro. Sul pallone. Prinari, Agodirin e Caporale. Parte lo stesso Tiziano Prinari. Pochi minuti alla fine. Tiziano Prinari, il pallone. Certo, in porta c'è Ioime, uno dei migliori portieri di tutta la Serie D, il girone H. È stato anche, attenzione, parte Prinari, va al tiro. E Ioime! Ioime! E questo portiere è veramente bravo. Va lì sull'incrocio, anche se era il suo palo. Però la Prinari l'aveva messa lì sotto l'incrocio. Ioime vola e mette in calcio d'angolo. Batte Alessio Palmisano, palla in area, Nardò in attacco, mischia, rimpallo, calcio d'angolo, ancora Nardò in attacco. Nardò in attacco. Alessio Palmisano, ancora lui dalla bandierina, ancora mischia nell'area, ancora trattenuta, la VAR non c'è. La VAR non c'è. Qui ci sarebbero minimo tre rigori su ogni cross, ma le solite strategie arbitrali. Tu non ti muovere, tu non toccare. Palmisano, palla in aria, saltano in tanti, ne esce col pallone Gaetano, poi l'arbitro ovviamente vede la confusione e fischia il fallo di confusione. Io comunque interrompe l'azione del Nardò, ma poteva anche scattare il contropiede. Va bene così, a questo punto va bene così. Il recupero l'ha segnalato? Sì, sì. Quindi siamo già nel recupero. Da quanto? Da un minuto? Da un paio di minuti. Da un paio di minuti. Quindi da un paio di minuti siamo nel recupero. Su 6 di recupero, 2 se ne sono andati e si gioca ancora. Ioime, palla lunga di testa, Schiavino, testa Godirin, di testa Caporale, Cassano spazza, ci prova, pallone rinviato male, ma ancora Picerno, attenzione sulla fascia destra, può arrivare il cross, va Cassano in chiusura, ce la fa, palla a terra, sale Nardò Prinari, gigante, 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 pallone un po' alla cieca, ma ancora gigante, messo a terra, non è fallo, occhio. Picerno che prova a portare gli ultimi attacchi, palla in fallo laterale. Scambio, tacco, occhio, c'è spazio per il cross, ma c'è Prinari, attenzione, Prinari guadagna un prezioso pallone con rimessa dal fondo, Arleo si dispera, come nel suo solito, Cavana va al rinvio con i piedi. Pallone come al solito svirgolato, che insomma Caporale, palla lunga. E dall'altra parte c'è Ioime, che oggi con 3 interventi ha tenuto in piedi. Va bene già! Ha tenuto in piedi il Picerno con 3 parate spettacolari. Ma bisogna dire che dall'altra parte anche Cavana è stato bravo.
due interventi importanti, poi un pasticcio che poteva causare anche l'autogol, pallone lungo buttato via. Sembra che ora il match stia per un po' spegnersi, forse questo 0-0 può star bene un po' a tutti. Cavana con i piedi, Cassano devia, Gaetano lascia correre Agodirin. L'arbitro vede il fallo in attacco. Agodirin è entrato in anticipo, l'arbitro fischia, calcio di punizione. Siamo sempre nella fase di recupero, sono passati almeno 4 di recupero su 6. Ioime va a battere lui. Occhio a questi ultimi minuti. Batte Ioime, palla altissima. Attenzione, di testa Schiavino. Ancora cerca l'attacco, chiude Palmisano, non riesce. Arriva il cross, Schiavino. Arriva il tiro. Gol. Gol del Picerno, che trova all'ultimo affondo il gol vincente. Peccato, Nardò aveva retto molto bene sull'ultima palla, un'entrata di Palmisano, una ribattuta, beffa, sì, una beffa per Nardò, che strameritava il pari. Peccato, gol del Picerno. Ha sbagliato una palla, pulci di mamma, la stella, quindi non è che è a posto con i mitti da due di voi, poi ci non vuole. C'è una scelta qui, è proprio allo scadere, il Picerno trova il gol. Rinari, palla in area, direttamente su Ioime. Peccato, non ci stava sta sconfitta. Renardo all'ultimo tiro finisce amaramente per Renardo, che aveva tenuto bene il campo soprattutto nel secondo tempo, poi un'azione di rimessa, o almeno una chiusura imperfetta e la palla è finita in aria, dove il Picerno ha trovato gol 1-0. Finisce qui la partita. Dispiace per Nardò, perché ha giocato molto bene nel secondo tempo, a viso aperto, aveva retto l'urto del Picerno, ma poi alla fine niente, è arrivato il gol 0-1. Beffa per Nardò. E pazienza, ci sta anche perdere in questa maniera. Nardò aveva sfiorato il gol pochi minuti prima con Prinari sul calcio di punizione, ma il Picerno passa con l'ultimo tiro al 94esimo. Pesante più che altro per il morale, si è sconfitta per Nardò. Taurino! Vergogna!